Voce anch'essa molto forte. Passiamo dunque la parola a Salvatore Rubini. Io intanto l'ho fatto già in un'altra circostanza all'apertura della campagna elettorale, voglio ringraziare Mauro e Gennaro per aver messo su veramente una squadra molto molto competitiva. Io voglio ringraziare tutti i candidati, uomini e donne, che hanno avuto il coraggio di mettere la propria faccia, ma anche di fare una grande sfida. Oggi candidarsi con noi non è una vittoria conseguita già, è una vittoria da acquisire, e quindi significa impegnarsi molto di più di quello che normalmente ci si impiega in altri film, ma anche perché con noi hanno dovuto assumere un impegno prima. Cioè l'impegno è che Forza del Sud non è una lista civica. Forza del Sud non è una cozzaglia di gente, Forza del Sud è un partito che vuole determinare le sorti del suo territorio. Forza del Sud vuole essere la novità di questa campagna elettorale. E la novità lo è nel momento in cui abbiamo già assunto una decisione molto coerente con il nostro modo di fare governo. Perché quelle cose bisogna dire, ma bisogna dire. Nessuno può negare che noi, attraverso il nostro consigliere regionale, il consigliere comunale Mauro, abbiamo avuto un rapporto con la precedente amministrazione comunale di grande correttezza. Abbiamo avuto l'ex sindaco di Casore, che non diventerà mai più sindaco di Casore, decine di volte per dirgli di non mandarlo a casa, e noi per decine di volte abbiamo confermato la fiducia senza chiedere nulla per noi, ma soltanto il rispetto del progetto politico per Casone, per il progetto che lui non ha mantenuto rispetto. Ma tu mica scherzi che vuoi proporre chi ha già fallito, perché non mi si roverai il tuo fianco, non perché io ce l'abbia, perché guardate, Ferrari è una brava persona, ma essere una brava persona non significa stare così nello buono, è una cosa, è una brava persona, ma non ha le capacità di amministrare una città complicata, difficile, ma che ha grande opportunità, che è Casoria. E quando io feci il ragionamento politico e disse: guardate, non mi costringete ad assumere una posizione che mai potrò condividere, perché io non la condivido, perché se noi per 10 volte non abbiamo sfiduciato in ordine a un patto che avevamo sottoscritto e che non veniva rispettato da lui e non da noi, adesso mi puoi chiedere di appoggiarmi, ma a costa di fare una corsa da soli, perché molto spesso la coerenza vuole che si può anche perdere un giro e poi vincere il prossimo. Meglio una sana sconfitta che una vittoria negativa. Quella di 2 anni fa fu una vittoria negativa, perché Casoria non ha avuto nessun beneficio. Casoria in questi 2 anni non ha saputo invertire una tendenza antica della città dormitorio, senza alcuna realizzazione e concretizzazione di progetto reale. Oggi non potevi chiedermi di appoggiare. E quando abbiamo assunto questa decisione, e l'abbiamo assunto quasi alla fine, perché io ero convinto, e qui ovviamente chiedo scusa a Mauro, perché Mauro da sempre diceva: guarda che noi la strada la dobbiamo già indicare da subito, io convinto che al tavolo politico si facessero i ragionamenti politici, e quando al tavolo politico portato la tesi, e si dava conto. E per noi era quella, cioè invece un ragionamento di carattere politico. Vogliamo rigovernare Casoria? Vogliamo fare in modo che questa città si discardi? Allora cominciamo a puntare su qualcosa di nuovo. Se Ferrara non è andato bene, è andato sfiduciato, vogliamo mantenere una coalizione di centrodestra nella sua ambiente e puntiamo su una nuova persona che ha già dimostrato di saper governare e che è giudice per il tavolo politico? Non seppero dire di no,
non seppe lo dirci, solo che il giorno dopo a me ha preso un'altra decisione. Guardate, io voglio essere chiaro ai miei amici, ai tanti amici che io ho ancora nella PDL, tanto io sarò sempre uno di destra, non potrò mai essere uno di sinistra, ma nessuno immagini mai o pensi mai minimamente che io sia un suddito del PDL. Io sono alleato, ma non sono... nessun capo gang, nessun capo banda che mi ordina e ci ordina, noi decidiamo noi, decidiamo noi il territorio, decidiamo noi la linea. E quando ci riproposero Ferrari, chiamai Mauro, ma si parte, a costo di correre da soli, a costo di correre con Mauro Ferrari, candidato sindaco, se gli altri amici non ci stanno e se io dici non voglio scendere in campo, ma noi con Ferrara non ci andiamo. E invece abbiamo provato Iodice, non solo Iodice, abbiamo provato una serie di uomini e di donne che amano questa terra, una serie di uomini e di donne che comunque classe dirigente e che al di là delle appartenenze individuali, caratterizzate prima o caratterizzate dopo, ancora oggi sono pronte a spendersi in nome di un progetto ideale che deve rappresentare questa città. E se questo è, e oggi ci ritroviamo, è vero, guardate, il centro-destra siamo noi. Il centro-destra è quello che sta a rappresentare un modello politico. Il centro-destra è quello che sta a presentare un movimento che ha dei valori, e noi i valori ce li abbiamo. Quando Forza del Sud, che non è una lista civica, ma è un movimento che vuole radicarsi sul territorio perché vuole andare a rappresentare quelle che sono le istanze, le esigenze, le rivendicazioni del nostro Sud, ha posto una questione valoriale, ha posto una questione progettuale, ha posto una questione di carattere politico. E se questo è così com'è, lo stesso vale per Casoli. Questi candidati non sono candidati che devono fare le politiche affaristiche. Gli affari le fanno gli altri, non li fanno chi sta in questa sala. E né chi vuole candidarsi a questa campagna elettorale. Noi siamo chiari, limpidi, non teniamo confronti di nessuna specie, di nessun genere. Noi vogliamo avere un confronto serio e reale. Io ho apprezzato molto la campagna elettorale che Iodice sta portando avanti. Perché Iodice sta portando avanti una campagna che non è quella conflittuale, è quella della proposta. Ed è questo quello che serve. Ce ne dobbiamo dire di no, quali cattoli, ma andranno mai a lavorare. Questa città sarà mai in grado di fare. Questa è una città che apriva per partire ai casoliani, solo ai casoliani, e non è questo l'obiettivo. Ma per fare questo ci vuole una proposta, ci vuole anche la capacità e la forza di essere portatori di questa proposta. Perché i libri di sogno la fanno scrivere tutti, però poi bisogna avere davanti la spiegazione. Ed io ricordo, 2 anni fa, il primo incontro con l'ex sindaco, che non tornerà mai più sindaco in questa città, che ci spiegava alcune cose, lo correggemmo, disse sì, avete ragione, dobbiamo fare questo, questo e questo, poi non c'è fatto né chiesto né che l'altro. Cioè, vedete, allora non basta impegnarsi e promettere. E oggi è troppo facile, chi se ne trova, vedete, sono tu una stronza, chi se ne trova, muovaci, io credo che gli elettori, i cittadini sono molto più avanti di tanti presunti politici, perché tanti pseudopolitici credono loro di ragionare in nome e per conto della gente senza rendersi conto che la gente si vede un giorno sì e un giorno no, perché capiscono quanto un pazzo e quando non riescono a dare risposte reali a questa città. Allora ecco la differenza che esiste tra questa che è una coalizione di carattere politico, perché attenzione, se Forza del Sud, che ha un suo progetto politico, scende in campo insieme a una serie di liste civiche,
politiche. E attenzione, queste non sono liste che sono portatori di interessi di parte, ma sono portatori di interessi diffusi di questo territorio, che non ci sono le lobby che si nascondono all'interno di queste cifre, ma ci sono uomini e donne che vogliono portare una rivoluzione culturale all'esterno di Cassone che vada oltre a quei partiti che non rappresentano il territorio, che hanno la virtù di essere grossi partiti, ma non diventano da Cassone, o diventano da Casa dei Ricci, o diventano da Napoli. Così non può essere. Se gli altri amici hanno scelto Ioni, ha scelto la storia, conosce meglio di Napoli e ne è lui la catapatore. Questa è la dimostrazione della differenza che esiste tra chi vuole fare la politica del territorio e chi fa finta di farlo per il territorio, ma lo fa per interesse. Allora sì, che nasce il sospetto. Perché questa grande insistenza? Perché questo forte interesse? Perché è diventato un caso quasi nazionale quello di Cassone, ma non sulla progetto, sulla coalizione, ma sull'indicazione del nome sindaco? Ma non è che poi ci avessero presentato un nuovo scienziato, ma c'era una che avevamo già visto, già conosciuto e già non apprezzato. E se questo è, consentitemi di dire, che qualche minimo sospetto lo dovrei cominciare a maturare. Perché se non c'è un'alternativa seria, non c'è un progetto alternativo vero con quel persone, quella persona che è stato sindaco di questa città, mi spiegate dove sta la novità di questa candidatura? C'è un proseguimento a che cosa? Un proseguimento a un fallimento già conclamato all'interno della mia amministrazione. Allora c'è forse qualche interesse al di fuori di Cassoria che avevano altri scopi. Io credo che Cassoria abbia già troppi problemi per pensare anche come di altre città. E se così è, noi dobbiamo mettere in campo una campagna elettorale molto dura. Guardate, io l'ho detto all'inizio della campagna elettorale, questa campagna elettorale è molto complicata, molto difficile. Sul piano nazionale non si ragiona più di politica, ma si ragiona di altre cose. E questo è un problema di questo paese. Il nostro è un paese che sta fermo, il nostro è un paese che si sta misurando con una grande disoccupazione, che è un problema reale, un problema serio. Con il problema che il paese non cresce, le imprese che non riescono ad andare avanti, e da Roma non si discute di questo, ma si continua a discutere di temi che la gente invece non sta a cuore. Allora noi siamo preoccupati di tutto ciò, e siamo preoccupati perché c'è sempre più una Lega, la Lega Nord, imperante, che condiziona il governo, e nel condizionare il governo lo condiziona a favore del Nord e contro il Sud, e noi qui siamo Sud, e noi qui siamo, come mi corriamo, il rischio di andare sempre più indietro, ed ecco perché io ho chiesto un grande consenso per Forza del Sud, perché Forza del Sud ci presentiamo oggi per rafforzare anche il ragionamento che stiamo facendo su Roma, a livello parlamentare, per far capire al signor Silvio Berlusconi, premier di questo paese, che lui non può essere condizionato sulla Lega Nord, che lui ha presi voti, ci sono 300 parlamentari del Sud che rappresentano tutta una terra che non può più stare in queste condizioni, e io ce l'ho a morto con quei deputati e senatori del Sud, centrodestra e centrosinistra, che non hanno la capacità di nordisti a fare lobby, perché loro non hanno lobby, perché loro hanno i loro interessi. Il problema è che i nostri non dipendono dai nostri interessi. Cioè non arrendiamoci, lottiamo e lottiamo.
centralista, forse del sud, che possa essere il partito di maggioranza di Castiglione.